boots are warm and I bust the sandals down. My heart is just pumping out, the pressure is high. The starline's on fire, the wheels take their grip. Turbine on the racetrack, all I need is one more chance to feel my need for speed. Ragazzi, bentornati a Mondo Custom, la vostra rivista preferita televisiva da sfogliare come fosse una normale rivista. Esatto. Però in questo caso è un numero alto, doppio. Certo, questa volta numero speciale, ricordi, specialissimo. Tutte le moto del mondo, quando andavi in edicola che c'erano questi giornaloni, no? E qui è uguale. E che cos'ha questa puntata di speciale? Beh, intanto dura un'ora anziché mezz'ora come consuetudine, okay. Perché il nostro direttore di rete Roberto Bosati ci ha creduto e ci ha dato questo spazio. Quindi fuochi artificiali, che contenuti abbiamo? Sì, ma Las Vegas e EICMA di Milano. Certo ragazzi, questa volta abbiamo avuto la fortuna di poter fare un parallelo, direi quasi esclusivo, sì. Perché questa settimana c'era sia a Milano la fiera del ciclo e motociclo, l'EICMA, e appunto, come diceva Roberto, il SIMA Show a Las Vegas, dove c'erano le più importanti novità dell'ambito automotive. Esatto. Qual è la tendenza, Roberto? La tendenza è quello che doveva essere il futuro, ragazzi, sostanzialmente è il presente. Ormai sì, ormai è diventato il presente. Allora, va detto che se magari la macchina è più sdoganata, la moto è ancora una realtà un po', come dire, eterea. Cioè, sappiamo che ci sono, ma non le vediamo in giro. Sì. Le moto elettriche già da quest'anno ci sono. Ci sono. Comprabili, come si dice. Diciamo che la moto elettrica principale può essere la novità, questa della Harley Davidson, presentata l'anno scorso, sì. E da quest'anno praticamente è commercializzabile, cioè è in concessionario, potete comprare. Altre moto elettriche comunque a soli 34.000 euro per 180 km è vostra? Però la grande novità sono le supercar che abbiamo visto al SIMA. I supercar, se vai a leggere le schede, hanno dei numeri in termini di cavalli, di coppia, che li leggi due volte perché non sono credibili. Cioè, i vecchi motori a benzina, possiamo chiamarli vecchi, certo. Sono surclassati. Cioè, qua parlano di 900 cavalli, cioè sì, cose veloci, 0 a 100 in 3 secondi. Una veloce, cioè, riprogrammazione delle centraline, dei computer e la macchina. Un 3-4 mappe, macchine che veramente sono fuori da ogni conoscenza. Allora, Roberto, facciamo così, diamo ordine ai vari servizi. Sì. Adesso noi partiamo dall'EICMA. Inizieremo con l'EICMA, dopo daremo la linea a Simona e Roberto, e Smoking Man che ci introdurranno al SIMA Show. Sì. E quindi dall'EICMA dove allora, partiamo? Noi abbiamo fatto una scelta politica perché secondo noi il custom è Harley Davidson. Esatto. I cancelli, magari presuntuoso, però. I cancelli dell'EICMA martedì mattina alle 9 si sono aperti. Noi alle 9:01 eravamo dentro. Eravamo i primi, siamo partiti. Siamo entrati in 8, eravamo in 8, ragazzi. E direzione Harley Davidson, perché volevamo subito vedere i modelli e parlare con Marino Grassini, con i nostri amici. Che è un amico, ma è il direttore country manager di Harley Davidson, che in esclusiva ci ha presentato questa rivoluzione. E che rivoluzione è? Niente, Harley Davidson l'anno scorso ha presentato la moto elettrica che era una rivoluzione, quest'anno un Harley Davidson da enduro. Ok, abbiamo visto filmati, abbiamo sentito le caratteristiche, sì. Andiamo a vedere. Prego. Are warm and I bust the sandals down. My heart is just pumping out, the pressure is high. The starline's on fire, the wheels take their grip. Turbine on the racetrack, all I need is one more chance to feel my need for speed. Marino, EICMA, primo giorno, presentazione, novità? Novità, abbiamo Pan America, quindi la Adventure Touring che vedete qua dietro, e abbiamo la Street Fighter o la Naked, che si voglia dire, che è là, quella rossa. Ok, dopo ci passiamo dentro. Sono le due grosse novità che arriveranno l'anno prossimo. Tu da motociclista, questa rivoluzione come la vedi? La vedo che è futuro, la vedo che è futuro in un mercato soprattutto europeo. Ti dico, da ex motocrossista, endurista, sì. Passare all'Harley, una cosa che mi è sempre mancato è...
stare io sul marciapiede, sì, svincolare, sì, sì, vedere, sì, uno sterrato e dire vado giù, sì, da uno sterrato, sì, sì, e lì è un limite. Adesso arriva, l'anno prossimo arriva. A me piace. Sì, a me tanto. Poi è un bel mercato, perché c'è tanti enduristi che vorrebbero l'arli. Assolutamente. È un mercato di BMW ormai. Cioè, ormai è un mercato loro fisso di BMW. C'è Capatini. È un po' Ducati. Ducati con Multistrada, e l'anno prossimo siamo anche noi. Bella. Questa mi piace. Me la vedo già in versione racing in qualche Bahia 1000, piuttosto che, sai, come fanno gli americani. Quando vuoi. Mi chiami, io stiamo già andando. Andiamo. Va bene, grazie Marino. Ciao. Ci vediamo dopo. Grazie mille. Ciao. Grazie studio per la linea. E adesso spiega tu cosa. Compito tu. Importante, ragazzi. Siamo tutti a molto America, vi portiamo a Las Vegas. Andiamo a SIMA. Il SIMA è un evento mondiale numero uno. E chi è sempre numero uno come editor? Daniel Patten. È una voce incredibile. Ed questo è ovunque, uomo, ovunque. Sì. E ci presenta, io da malato Chevrolet, ci presenta la nuova Corvette C8. Anche io sono curiosa, è curiosità mille. E quindi guardate. Guardiamo. Perfetto, a dopo. Sorry, this is going to be with people in it, but last night they had these covered up so I couldn't do my little walk around video, but there it is, that is a racing Corvette C8 race. Look at that. And check this out here. We got it in blue, there's a drop top. It is pretty gorgeous. Yeah. Everybody wants a little piece of that. Yeah. So we take a walk through here. Take a closer look. Look at that, huh? How cool is that? Beautiful. It is white, just looks blue in their light. Like a blue tint. Real bargain, about 60 grand. Get you into a Stingray. Really, that's a nice Sunday cruise. Live Dental Vision Chevrolet booth, brand new C8 Corvette 2020. Beh, diciamo che è veramente una rivoluzione, al di là di tutti i concetti, è una Corvette che è un classico americano, insomma, loro chiamano l'arbitro, no? il cuore pulsante, che porta un motore dietro. Beh, certo, io direi, mi posso quasi sbilanciare per dire che è forse la vera novità, no? Sì. Che gli appassionati cercavano. Tu cosa ne dici? E infatti abbiamo coinvolto Manuela proprio per parlarci della Chevrolet, della Corvette. Lei, no? Che è appassionata, come no? Voi sapete benissimo che io non sono qui per parlare di questo, ma del prossimo servizio, perché Daniel Patten è andato nello stand dell'Ovale Blu e ci presenterà tre nuovi la Subaru modelli. Sì, la Subaru nuova, sì. No, stiamo parlando di Ford, ragazzi. Noi naturalmente la punzecchiamo sempre perché, insomma, lei conosciamo il nostro, è appassionata di Mustang e di Ford in generale, quindi noi non perdiamo mai l'occasione. Vai Manu! Ci brilleranno gli occhi perché vedremo la nuova GT 2020 che è presentata soltanto per 45 fortunati possessori, perché per la modica cifra di l'auto più costosa mai costruita dalla Ford, $500,000. Oh vabbè, cosa vuoi che sia? Costruita espressamente sono neanche 500.000 euro, ma certo, poco meno. Sì.
sì. Però si può guidare anche tutti i giorni. Sì, beh, insomma, direi dopo che spendo sti soldi, come minimo, quel tacco vado, magari vado a comprare certo, il pane. Assolutamente sì. In edicola, sono 700 cavalli. Certo. 700 cavalli? Sì, esattamente 647 ne sviluppa. Abbiamo un doppio turbo. E, oltre alla Forge. Beh, aspetta. Doppio turbo perché? Perché è un motore V6. È un EcoBoost. Super potenziato. Hanno fatto anche loro questa rivoluzione. Sì, sì, sì. Che è una violenza, secondo me, no? Cioè, beh, per i puristi, sicuramente. Sì. Trovarsi due cilindri in meno. Sì, con tutto che ha cavalli, ha tutto quello che vuoi, però è un V6. Sì. Quando vai a raduno, gli amici sicuramente ti diranno: ah, ma c'è un 8 cilindri? No, 6 cilindri. Vabbè, però la solita battuta è questa, chissà quanto consuma, non te la possono più fare. Sei cilindri c'era anche l'Alfa, esatto, per cui ci stiamo. Esatto. Oltre alla Ford GT, qui vediamo anche l'altro modello che è un prototipo ed è la Dragon Shelby. Dove con questa va in palestra. Con questa va in palestra, sì, ma deve fare il palo, Dragon. Quanti cavalli abbiamo qua? Qui abbiamo 800 cavalli e esce dal quarto di miglio a 10 secondi. Però, quindi il Dragon da drag? Dragon da drag race. Quindi posso fare la battuta? Dopo la Escort, la macchina da drag? Dox. Insomma, è scatenato. Abbi pazienza. Tra l'altro non è soltanto questa la novità. La novità è che la Ford è entrata decisamente nel nuovo segmento elettrico. Con la Mustang Lithium, che ha 900 cavalli. Vabbè, ma qua i cavalli ormai secondo me stanno buttando lì dei numeri. Dici, quanti ne hai tu? 800, io 900. No, no, andate a guardare la scheda tecnica di queste autovetture. Beh, sono 900 il futuro, sono tanti, già di oggi. Allora, va detto una cosa, che Ford segue la linea di Porsche con il motore 800 volt. Sì, sì, è la rivoluzione vera, è anche quella, il fatto di usare l'800 volt. E non solo, perché ha anche il cambio manuale. Quindi ecco, questa è veramente una cosa nuova che non ha ancora fatto nessuno. Loro ottengono il cambio manuale classico. Per dare un po' di effetto racing e comunque anche per quel che riguarda il posizionamento delle batterie, non sono più state messe al centro dell'autovettura, in basso, per dare la stabilità, ma sono state mantenute nel cofano. Come un motore, perché comunque deve dare comunque la sensazione di motore. Per la stabilità abbiamo abbassato il tutto e via. Va bene, allora andiamo a vedere. Prego, agevoliamo il filmato. Vediamo. Hey, man, well, I know this isn't what you're really actually looking to see, but we're going to throw this in the beginning because it is pretty awesome. The Ford GT here in the Ford booth. Live on Aero TV and alive. But look at this. Ho, ho, ho. That make you drool. How about that Shelby GT 500 Dragon Snake? I did run video at our YouTube eventually, but here's your live feed, and I don't know how clear it's going to be. There you have it. Yeah, everyone's got a different agenda. Now wait till you see what we got over here. You got a lithium powered Mustang, former sewer electrification. How about that? The trail control feature is like cruise control for off-road. With the push of a button, it handles the throttle, braking, lighting, navigating. Ranger's crawl ratio, approach, departure, and brake over angle are designed to get you where you need to go, even in the toughest terrain. That's something you like? Electric instead of gas? Does have a sexy butt on it though. Sexy bottom. See if I just can't ship it out at the end of the show tonight.
SEMA, final day, Friday, 2019. On Danovision for you, Manuela, Nero TV. Vabbè ragazzi, effettivamente devo dire che qua la Ford ha messo giù tre petardi. Non è così semplice il restyling. No, no, assolutamente siamo entrati ufficialmente in un nuovo segmento. Avevi quasi ragione. Quasi, avevi quasi ragione. Allora, io quindi, a questo punto Ford mi viene in mente Harley Davidson. Quindi rispondiamo dall'Italia. Sì, rispondiamo dall'Italia. Noi a EICMA abbiamo avuto la possibilità con Angelo Lanciano di American Dream di provare la moto sui rulli, la nuova Harley Davidson elettrica. Esatto, perché la moto era sia in esposizione dove Eleonora si è seduta, allora, accomodata. Il suo parere da aerografista, da motociclista, anche da motociclista, donna. Ma dall'altra parte dello stand l'Harley Davidson proprio ufficiale aveva messo due rulli con due moto per far provare alla gente quelle che sono le sensazioni comunque di questa quello moto. Che vedi con la lancetta, quello che puoi vedere sui rulli, insomma. E Angelo Lanciano, appunto, che se ne intende e non poco da costruttore, e poi lui è giovane, io una roba così giovane. Senza l'arrivo della frizione non mi sarei trovato. Andiamo a vedere, ragazzi. Prego, vediamo il filmato. Eccoci. Con questa luce bianca sembra di stare in paradiso, no? Oppure siamo all'inferno, visto che sono su una moto elettrica. Se 10 anni fa mi avessero detto che l'Arne avrebbe fatto una moto elettrica, l'avresti mai detto? Silenziosa. Una volta era il futuro, oggi il presente. L'Arle silenziosa, ragazzi, quando la cosa principale per noi sono le marmitte. Cambieremo cose a qua. Però, dai, esteticamente ci piace. Sarà poi problematica anche cambiare leve, Leonora. Un po' tutto. Ne abbiamo una sola. Eh? Questa notte, la prima cosa, dici, cavolo, ma la frizione cavolo, come la schiaccia? La frizione dov'è? Ma il rumore, ma la benzina. E invece non c'è. Abbiamo lì caricabatterie già pronti, 3-4 modelli uno di fianco all'altro, pronte per andare in giro. Speriamo di vederle presto sulle nostre strade, ragazzi. È accesa? Vai. Sei sicuro che è accesa? Lui dice che è accesa, ragazzi, io non sento rumore. La spia del controllo trazione è perennemente accesa, impazzisce un po' tra le due ruote, probabilmente. Hai acceso? Sì, per forza, perché c'è la differenza. Adesso sulla green come mappa. Ok. Perché se mettiamo la S... Non me la puoi mettere la mappa no, cattiva un secondo. Facciamola con te. Luccia proprio, per forza di luccia. E in carica anche mentre freni o solo in decelerazione? Da paura, ragazzi. 7 mappe, dai. 4 o 7 impostate. Ok. 3. Sì. Decide l'intervento del motore, decide l'intervento del controllo. Quindi è totalmente personalizzabile, ma dallo schermo? Sì, tu hai l'eco, la rain, la road e la sport. E poi hai la possibilità di fare altre tre. Di come la vuoi tu, cioè rispetto a ABS piuttosto che ti regoli le varie differenze. No, è da paura, io l'altro giorno provavo un trial elettrico, è da star male, cambi mappa anche perché poi la mappa ti limita veramente il tutto sulla moto, cambiando mappa la moto è tremenda, ragazzi, cioè torniamo a zero, vi dico quando sono a 100, siamo a 130, un secondo, due secondi, è da paura. Valerio, prova a inquadrare la sospensione dietro perché secondo me non rende. Cioè frenando torniamo a zero. Siamo sulla mappa eco, non è la mappa cattiva. Il rumore è dato solo dalla trazione oppure un... Ah, sono i rulli, altrimenti andando in strada non lo sentiamo. Ok, solo il sibilo. È strano non avere la frizione qua di fianco, la cosa che uno nota subito e dice ma io qua che schiaccio. Cambiando c'hai tutto. Bellissima, ragazzi. Bellissima Leonora, e da Milano però dobbiamo risponderle. Beh, anche Angelo, non dimentichiamocelo che Angelo, tra l'altro era in giro senza casco, io l'ho visto. Sì, anche sulla ruota. Quindi mi stai dicendo che il SIMA risponde? Il SIMA risponde perché continuiamo sull'elettrico, il SIMA quest'anno ha una parte di padiglioni espressamente dedicata all'elettrico SIMA Electrify, dove vedremo altre cose strepitose perché l'elettrico prende piede. Sì, tra l'altro abbiamo appunto un mezzo molto particolare tra i vari che vedrete che è un Dragster Top Fuel.
quindi io vedrò un tacco se ti permette fumo cose, cioè non so, mi sembra una macchina raccomandata. Michael Wallin è andato per noi, andiamo sì. A vedere, a curiosare al SEMA Electrify. Sono Electrify, see what they got. So you have a dragster, a three wheeler and a little bit of, what is that, a Porsche? Oh yeah, an old Porsche. Yes, Marty, that is crazy. Sorry. This thing scoots, especially if they're not bottle power. It looks like those motors are ginormous. Anyhow, I think this is all I got right now, and it may be the last one for day. We might do a live down at the Rent JDM party, but I need to get some charge of the battery and some fluids on board. But I appreciate you guys hanging with us here. We're at the SEMA Electrified at the SEMA show. Hope you guys are doing good. Love you all. Thanks for hanging with Custom Mics. See you. Vabbè, a questo punto allora io butto lì il carico d'accendio sul tavolo e vi do l'alternativa all'elettrico. Quindi ritorniamo a Milano? Torniamo a Milano perché l'alternativa all'elettrico, secondo me, come ci ha insegnato il nostro amico Dino Romano, è il GPL. Vabbè, ti piace vincere facile. La moto GPL, anche lì è una cosa innovativa che non è stata mai commercializzata. Dino l'ha fatta, ci ha corso e ci racconta come è andata quest'anno a Bonville, dove noi abbiamo comunque fatto moto, dirette. Direi più bolide che moto. Sì, assolutamente. Christine esatto. Già un nome, un programma, perché Christine ci ricorda la macchina infernale. Allora, cavalli e velocità, partiamo subito col servizio. Sì, via. Prego, cavalli. Dino. E come promesso siamo ospiti di LS2 qui in EICMA con Dino Romano ed Eleonora per scoprire quelli che sono le avventure in retroscena di quest'anno quando sono andati a Bonneville con questa che è Christine. Seconda edizione, seconda avventura. Dino, Eleonora, raccontateci un po' com'è andata. Ma è andata bene da gran parte delle situazioni, perché abbiamo fatto un viaggio, abbiamo un carico di ricordi importanti, di esperienze acquisite. Purtroppo Christine non ha potuto dimostrare quella che è la sua vera potenza, perché il giovedì quando siamo arrivati ha iniziato a piovere, hanno chiuso le gare per quasi 3 giorni, il campo, la pista era un disastro, abbiamo dovuto interrompere dopo qualche lancio. Tant'è vero che l'anno scorso abbiamo quasi toccato i 200 miglia orarie, quest'anno Ti mancava proprio l'ultimo step, giusto? E allora, l'ultimo step vuol dire tentare il record. Io ho acquisito 5 licenze fino a, diciamo, al permesso per superare le 200 miglia orarie. Cosa vuol dire? Che noi quest'anno potevamo già andare lì direttamente al record. Purtroppo la pista non te lo permetteva, perché era diventato un pantano di acqua e sale, e al terzo miglio era veramente pericoloso, c'è gente che si è fatta male seriamente, hanno poi la commissione decretato che era pericoloso per le motociclette se non eri rookie, allora abbiamo smesso e fatta finita. Tu hai provato comunque a fare un tentativo? Sì, abbiamo provato più di una volta, ma al terzo miglio entravi proprio in un fiume di fango e dovevi staccare, infatti le velocità del media era intorno ai 140-150 miglia orari, ben lontane da dai record. Ma anche Valerie Thompson e Turbinator, anche che andavano lì per 500-600 miglia orari, a 150 miglia aprivano il paracadute. C'è un russo che si è disintegrato con la moto, una moto elettrica, una moto l'hanno messa, era dentro un secchio, lui si è spaccato 2 braccia, un ginocchio, un altro non si sa bene che fine ha fatto. Cioè, andare lì non è il discorso del rischio, rischiare è rischi, perché cioè neanche stai a giocare con le patatine, come si dice. Però andare a distruggere, rischiare per non raggiungere nulla, perché non è concepito. Tant'è vero,
il sale quest'anno era come camminare sulla l'argilla, ti si impattava, cioè diventavi camminando ti diventavi alto 10 cm di più. Invece l'anno scorso una volta che si attaccava dal primo strato rimaneva quello perché era bella compatta, anche se la parte prima nei lanci la moto era completamente piena di sale dappertutto, cosa che l'anno scorso pulivamo il forcellone, i cerchi e via andare. Questo a dire che proprio alla natura non si comanda, siamo comunque in balia delle condizioni atmosferiche. Esatto. Guarda, ci sono tre fattori che determinano tutte le gare, proprio qualunque cosa tu fai. Una le rotture, l'altra possono essere le cadute, l'altra il tempo. Questi sono i tre fattori che determinano nelle gare, che uno deve prendere. Però il tempo è una di quelle cose che non puoi controllare, diciamo, perlomeno poi devi prendere quello che arriva. Il problema è che noi siamo in Italia, attraversiamo un oceano, andiamo lì, la spesa, spedizione, calcola che tutto viene quasi programmato, comprati i biglietti già a fine marzo, aprile. La spedizione, cioè quindi insomma inizia a essere un problema. Però Eleonora, l'atmosfera comunque era divertente, giocosa, no? Abbiamo visto delle scene, delle foto bellissime. Sì, rimarrà nel cuore per tutta la vita. Da buoni italiani, esperienza. Comunque sì, la cosa purtroppo stata... sì, le gare, l'imprevisto c'è e non si può prevedere, però per il resto il nostro team, Open Eyes Dream Team, se volete seguire la pagina, è una grande famiglia, cioè siamo stati veramente bene, abbiamo visto dei posti meravigliosi. L'alba nel deserto, è un'avventura, non è un semplice viaggio, una semplice gara, è molto molto di più. Potremmo stare per ore a parlarne di tutto quello che abbiamo passato. E abbiamo visto anche su Neuro TV. Sì, su Neuro TV mettevamo sì, i vari video, le dirette. Ragazzi, l'America on the road. Noi abbiamo attraversato due volte gli Stati Uniti, da Los Angeles a New York, con il nostro mitico camper, no? Tony, il nostro mitico, Tony. Me lo sono anche tatuato, Tony, perché c'è. Sì. Va bene, e quindi per il futuro quali progetti hai in mente? Lavorerai ancora su questa moto oppure hai in mente qualcosa di nuovo? No. Perché ti conosciamo come personaggio eclettico ogni volta. Vabbè, da Dio c'è da aspettarti di tutto, ma questo è il bello. Ho in testa una cosa che sorprenderà. Ah, ok. Te la faccio vedere solo a te. Vabbè. Questa qua. Vabbè, così non vale, voglio vedere anche io. E basta. Vabbè, allora ne vedremo delle belle. Poi ho il campionato Moto Guzzi che corriamo per il secondo anno, avremo un'altra moto per altri piloti, col Bartalini. È un progetto che non è stato abbandonato il resto, però al momento non voglio dire nulla perché è tutto ancora molto etereo, dove stiamo cercando di capire dove e cosa fare perché Christine farà sentire la sua voce, ma stiamo decidendo due o tre cose. Va bene Dino, allora ti ringraziamo, grazie ancora per essere stato. Tra l'altro lui è un editor, fa finta di niente, ma anche lui va in giro a filmare. Grazie Eleonora. Prego, figurati. E ci vediamo sugli schermi o in giro per il mondo. Eleonora, porto via io. Sì, vado, ciao. Lox, tu conosci già il prossimo progetto di Dino? Cosa ti ha fatto vedere? Sì, mi ha fatto intravedere qualcosa, però ragazzi, non posso dire niente. Mi dispiace, ma guai, quello mi uccide. Attenzione, ci sono i ragazzi dal Piemonte che devono dire la loro. Ah, sono già arrivati. Allora, lasciamoli la linea loro. Bene. Prego. Ciao. Siamo tornati con altre novità da Legma. Intervista a Dino Romano che ha costruito un Guzzi che partecipa al trofeo Endurance ed è un V7, è uno Spirit of 4.5. Chi ha fatto tutto il resto? Una punta di diamanti dell'aerografia, la Tiezzi, e devo ammettere che è veramente un gran bel gioiellino questa moto e mi ha esaltato così tanto che... sono pericolosa anche qua. Poi vedrete che Dino lo spiegherà che è una moto molto compatta e piccolina che va anche bene per le donne. Allora, Dino, io la prendo, io, l'hai detto tu che da donna, io me la prendo, Buttateci un occhio. Ciao. A dopo. Ciao. Neo TV con Dino e ci spiega cos'è sta moto qua. Bel giocattolino. Beh, è una moto Guzzi innanzitutto. Il V7, l'ultima generazione del V7, è la moto con cui
23 equipaggi quest'anno hanno fatto il trofeo Endurance. Certo, Moto Guzzi. Prossimo anno gli equipaggi saranno intorno a 30, con una trasferta fuori Italia, in Francia, alle Castellet, in una gara in notturna d'Adria. Questo è un data? 7,50, sviluppa circa, preparato così, 58 cavalli più o meno. Tieni presente che deve essere guidata per scorrevolezza, non hai cavalleria, non hai una frenata potente come sei abituato con una moto da pista tradizionale. Come lo cavalli puoi gestirla meglio. Però i tempi ci sono, è molto godereccio, è divertente, lo spirito del trofeo è quello di altri tempi. Se sei, come diciamo noi, pilota che toglie mette giù le pinze, sì, il venerdì, il sabato sei in pista, ti fai tutte le tue cosine, il sabato notte di solito si fa la festa con tutti gli altri team e la domenica non ce n'è per nessuno. Cosa è moto da donna, comunque? No, diciamo che è anche nel trofeo abbiamo avuto due equipaggi che erano anche femminili. Hanno dimostrato molto carattere e anche velocità. Quello è molto ben gestita, perché è piccola, compatta. Sì, sì, sì. È un mezzo interessante. Un info, la verniciatura. Chi è che ha fatto la verniciatura? Ecco che perché sono qua. No, è ispirata a The Spirit of St. Louis, che è un famoso aereo. È l'aereo con cui Lindbergh ha detenuto il record per attraversare l'Atlantico. Sì. Infatti l'alluminio a tondini prende circa spunto da quello, perché esatto, la sera prima avevo visto proprio il film. Sì, capito, due giorni prima mi viene a dire le cose prima di partire. Calcola che col Bartalini abbiamo deciso alle 2 di notte che avremmo corso il trofeo, sì, e alle 3. Avevamo in mano di 3 di notte, avevamo in mano il kit che Guareschi e alle 9 erano da me. Devo dare aprire una parentesi di complimenti ai fratelli Guareschi, che sono i fautori del team, sì, del, sì, team, scusate, del trofeo. Loro hanno veramente dato un grosso input, sono una famiglia strepitosa, storica, campioni del mondo. E grazie a loro si è rivisto proprio lo spirito di altri tempi. Quindi con queste gare su Guzzi, Guzzi è ripartita. Sì. Diciamo, Guzzi ha avuto un bel input nelle vendite del V7 e del nuovo Enduro 850. Ha riacceso un po' il passione del Guzzi. Sì, sì, soprattutto perché ci si rende conto che non è un motorino da andare a fare la spesa. Puoi anche renderti conto di fare dei numeri. La gente che ci vede in pista con mezzi magari che hanno 200 cavalli dicono: cazzo, non è poi così fermo. Complimenti per la verniciatura e per la moto e auguri per il campionato. Bene, no, il campionato è finito, prossimo anno. Prossimo anno. Okay. Beh, Dino Romano è l'esempio dell'italiano che si inventa una cosa e nel mentre ne sta facendo un'altra, sta smontando, è tornato la bomba e già correva con la Guzzi. Esatto. Cioè, ragazzi, Eichmann è anche questo, no? Voglio dire, così come il Sima è anche il passato. Il passato, esatto. Il Sima non è solo macchine mirabolanti da 500-1000 cavalli, ma è anche un ritorno al passato con, per esempio, la Golden Sahara. La Golden Sahara, spiegaci cos'è la Golden Sahara. La Golden Sahara è un custom che ha costruito George Barris. Una vettura? Il re è un'automobile, sì, certo. Costruita da George Barris, il re del custom. The King of Custom. King of Custom, sì, a North Hollywood. Aveva costruito quest'auto nel 1954, sì, è un'auto molto particolare con un sacco di equipaggiamenti strani, innovativi dell'epoca. Domanda. Con due pinne addirittura. Quindi per un film, perché lui faceva le auto per i film. Esatto, lui era specializzato nella costruzione di auto per i film e per le celebrities. Nel caso specifico quest'auto è stata utilizzata per il film Cinderella di Jerry Lewis. Ah, ok. Quindi dal 1954 hanno fatto il film. Ha girato ovviamente tutti gli show più possibili e immaginabili in lungo e largo per gli Stati Uniti. Poi nel 1960, verso la fine degli anni 60, magicamente è scomparsa. E forse perché non è come nel canno il bollo, ti ricordano di pagarlo. Ma questo è un destino di molte auto, sì, anche sì, la ZZR, voglio dire, ma tantissime, bravo, altre. Questo, la ZZR è un altro capitolo, sono che affronteremo a breve. Sparite. E hanno perso 12 Futurliner, cioè, voglio dire. Esatto.
Roberto, ne ha talmente tante. Ma la cosa bella è che poi riappaiono, perché di fatti l'anno scorso. Mi sembra fatta apposta. L'anno scorso? L'anno scorso, magicamente, intorno a marzo è apparsa questa macchina. A maggio l'hanno messa all'asta a Indianapolis, all'asta di Micum. E il nuovo acquirente, il nuovo proprietario, l'ha restaurata in maniera, tra l'altro, velocissima, perché era un mezzo complicato da restaurare. C'erano un sacco di accessori. Hanno messo una cosa particolarissima, che sono i pneumatici illuminati della Goodyear, sì. Arancioni, veramente. Sì. E nel frattempo, però, io so che ce n'è un'altra, c'è una replica di Voodoo Larry. Voodoo Larry aveva fatto apposta, prima che trovassero che riapparisse questa, aveva fatto in 2-3 anni, l'aveva costruita, bellissima. Da zero. Ma naturalmente l'originale è l'originale. Okay. Andiamo a vedere. Tra l'altro, nel prossimo servizio, a parte quello, c'è anche una Celebrities. Certo. Giusto per rimanere in tema, Gian D'Agostino, insomma, è il suo mondo. E infatti, Dave Kindig. C'è Dave Kindig anche, che sempre a Sima presenta un pulmino molto particolare. Beh, questo è il mio campo. Vai, ragazzi, un samba, ma fatto pick up double cabin. Cioè, doppia cabina, con tetto apribile, finestrine, insomma, da vedere. Hai ride di tutto e di più. Bellissimo, rosso e bianco, come quello della Ringo Boy, ma, cioè... Spettacolare, veramente. Ti piacerebbe molto. Ti vedo bene per andare a prendere lì, magari, non so, il giornale. La frutta. Agevoliamo. Prego. We are in the South Hall, and right in front of us, right there, is the original Sahara. With the lighted wheels and everything. So let's come around and just start it up here, because it's give you an idea of how freaking huge this place is. Now, most of this area will have tires and rims and tire equipment and stuff like that, but this is the hall that Sahara is in, so that is where we're going today. And see what we can get here. Wow, a lot of people around it. There you can see the lit tires too. Wow. Hey Justin, hey Kevin. The Sahara, the original Sahara, is what is up. Yeah. No, totally 50s. Totally Barry's. Totally ridiculous. Totally cool. We got videos going. Yeah, this is truly cool to see. Oh, we got Johnny D in the house too. For sure, I'll be. Look who's here. Hello, Johnny D. Hey, I'm telling you, I'm proud to be here. This car is unbelievable. It's incredible being here. This custom, whatever show it goes to, it's a steal the show. Yeah. And it will, I guarantee you. It's that nice. Yeah. It's that nice. Looks fantastic. Oh, man. Yeah. Yeah. I'm out of here. I really appreciate it. For sure, tomorrow. I'll be back tomorrow. All right? Okay, I'm here. I think I leave a little early tomorrow. Me too. I'm leaving at 4 to catch a plane back. Yeah, I think our flight's at like 4 or something. Okay, my daddy. So you get to stop the video when you to read that probably. The lighted wheels, or actually the lighted tires, I should say. What a feature. Oh, it even blinks and flashes too. How cool is that? Wow. And no, this Tony's asking if this is a public show or
the public can attend. It's only industry related people that that they want in here. You know, if you're working with a company, they may be able to arrange for it, but mostly it's for vendors and people in the industry. You can go to SEMA.org and get all the SEMA show rules and regulations, so to say. How cool is this, right? So, you can step out of the way. And we're going to bring up a gentleman who is no stranger to the SEMA reveal stage as he airs down to make a statement. Ladies and gentlemen, please welcome our good friend, Mr. Dave Kindig. Hey, Dave. How are you? Good evening, guys. How is everybody? Hope Vegas is treating you guys good, just like it is us. Kindig Design, we have 6 vehicles here with some really good friends. We love the industry, and I actually want to introduce you all to a very special friend of mine. This is Wyatt. He's going to be my co-pilot this evening. Wyatt's quite the car guy. He could tell me everything about the new Corvettes, everything about the cars that I'm building. I'm like, how do you know this much stuff? You're 12 years old. So he's been a great part of my evening, and I really appreciate you being in the passenger seat, bud. Thank you. Awesome, Wyatt. Does he fit in a tuxedo? We might have a use for him. Perfect. As long as he can still wear the Kindig hat. There you go. So Dave, tell me what you brought out. This thing, it looks familiar, but like not like it was ever made before. Yeah, so we call this the Double Deluxe. It actually started out, it's a good friend of mine, Cecil, that's the president of the Volkswagen Bus Transporter Club in Salt Lake City. And he made the mistake after 3 years of building this in St. George. He pulled it from the builder and brought it up to Salt Lake. He took it over to Justin at the upholstery shop in my building to have him look at doing the upholstery, and he made the mistake of letting me see it. Ma Doc, è uno spettacolo l'auto che abbiamo appena visto, è veramente un gioiello. Guarda, la macchina da film. L'auto assolutamente sì, ma quello che fa specie è proprio il concetto del custom. Quest'uomo negli anni 50, voi immaginatevi, si è inventato questa astronave. Sì. Adesso che è restaurata e tutta, ma originariamente era un sacco di accessori futuristici. Beh, sì. È incredibile. A me è questo che proprio mi lascia sconvolto. Però ritornando magari all'Italia, facciamo un parallelo, un salto quantico, come mi sì, piace dai. Dire, e parliamo ancora di classico. Questa auto è stata utilizzata per i film, dicevo, sì. La Golden Sahara, come spesso le auto di Barry's. E parlando di film e parlando di moto, cosa ti può venire in mente? Polcerello con la Kawasaki di Chips. Esattamente, le Indian di Bart Monroe. Parliamo di un classico, perché l'Indian, ricordiamo, è nata addirittura prima della 1901. Infatti quest'anno hanno presentato il 111 pollici a ricordare i 111 anni di vita. Esattamente, io e Angelo Lanciano siamo andati appunto a curiosare nello stand della Indian all'ECMA, e quindi nuovamente l'ECMA risponde. Agevoliamo. Prego. Angelo, questo è il nuovo modello della Indian, è quello che presentano quest'anno all'ECMA. Tu sei sicuramente più intenditore di te, ne abbiamo fatte una insieme, io l'ho verniciata ma voi l'avete costruita. Cosa ci dici di questa bestia? L'abbiamo fatta, questa qua è un po' la diretta avversaria del Road Glide, cioè un po' le forme ricordano quello, questo scudo fissato al telaio, un telaio tra l'altro presso fuso a differenza di quelli Harley, cioè qua la concorrenza Indian è veramente forte su questi modelli nuovi, una multimedialità che fa paura, penso che lo state vedendo sullo schermo, questo schermettino pauroso, tutte ste luci, ste cose che cambiano, è da paura. Telaio presso fuso, un nuovo motore dedicato a questo modello qua, molti cavalli in più, comunque un bicilindrico, ma tanti cavalli in più, sviluppa veramente di più rispetto a quello di prima che era abbastanza tranquillo. Che dire, una moto da provare. Questi sono partiti dal 1901 come Indian, come dice qua, established 1901. 111 anni, da quanto hanno progettato quel motore lì, la cubatura a 111 siamo, pollici. Dove siamo arrivati? Da paura ragazzi, non vedo l'ora di provarla. Però abbiamo visto lì alla India c'era veramente, a parte questa novità, c'era veramente un sacco di roba da vedere. Sì, attenzione, chiedono la linea da Piemonte. Chi? I ragazzi. Ragazzi. Ah, vabbè. Ragazzi. Allora agevoliamo la linea Piemonte. Vai Smoking! Vai Simona! Allora ragazzi, siamo ancora qui a Las Vegas, al SEMA. E cosa c'è di bello? C'è Custom Mike. Michael Walling di Preciso, che ci spiega, visto che noi abbiamo nel camino, quindi siamo... giochiamo in casa,
ci presenta un Impala misto il camino con un volumetrico gigantesco. Ma il camino così mai vista, eh? Ne ho viste tante, ma così mai. Comunque niente, guardate il video che così vi spiega bene, ok? Ok. We're back here again. We're at this hacked up Chevy. I think it's the Impala El Camino. And I wanted to kind of go over it with you. It's just a serious, serious build. It's complete crazy, out of proportion. Crazy hot rod. Just built all for fun out of, it looks like out of an El Camino. Radical. Hey, Roberto Cotungo. Hope you're doing good. Really, John? I did not know that. It's way cool. Beh, Roby, ragazzi, questa Impala il camino Rat è la macchina di montarlo, sì. Smoking man, proprio sua, sì. Un compressore volumetrico pauroso, un sacco di invenzioni, sì. Anche su questa macchina. Come rispondiamo qua? Noi rispondiamo da Milano, quindi sì. Dopo il Sima Show rispondiamo nuovamente con le moto, ma cioè, questa quindi... volta rispondiamo con l'eleganza. Ah, quindi andiamo da un Rat all'eleganza. Arriviamo assolutamente a apriamo una finestra sull'Inghilterra. Ocio, Inghilterra. Caspita, Inghilterra, e parliamo di eleganza. Sto pensando Triumph e Aston Martin. Ma pensa. Diciamo, le centrate tutte e due proprio, subito. Sei troppo brava. Aston Martin era presente in uno stand, e voi direte cosa c'entra Aston Martin, che è auto per antonomasia, la macchina di James Bond, con le moto. E niente, hanno fatto una moto. Esatto, Aston Martin si è presentata a questo salone con una moto speciale, molto particolare, elegantissima, e per noi Angelo Lanciano è entrato nello stand Aston Martin a fare qualche domanda. Sì, sì. Insieme a quello, subito dopo, siamo andati a vedere la Triumph. Beh, certo, già che siamo in tema. Già che siamo in Inghilterra, abbiamo aperto questa finestra. Siamo andati a vedere... Molto bella la nuova Triumph. Molto bella, sì. Molto bella. Anche dai, lì la spieghiamo, sì. La raccontiamo. Ragazzi, agevoliamo il video perché c'è veramente tanto materiale. Prego. Today we are at the Aston Martin. This is the bike. Can you talk about this bike? Yes, this is the first model of the collaboration which just started with Aston Martin. We are two high legacy brands, a luxury brand from UK. Aston Martin is renowned for his sports cars, yeah. And we are renowned for our motorcycles, and we decided to launch a new motorcycles together. So the design is made by Aston Martin. Okay. So it's a really modern design, really sculptural, really inspired from this car. Okay, I remember Tron with this bike. Yes. No, it's a fantastic. Futuristic bike. And it's a new kind of, because it's a sport, it's a track-only bike, mm-hmm. for track. With the turbo engine, so really powerful, and it's for gentleman riders, because you have a sculpture that you could use on track, and it's limited to 100 units. Okay. So it's just the first limited. This is the first one. Yes. Yeah. And how many horsepower have this bike? 180. 180. Wow. It's a really just strong motorcycle. I see a lot of billet aluminium. Yes. Yeah. It's all machined in our area in France, where we are. Uh-huh. The aircraft industry, the aerospace industry, okay. Which is located there, all the bodywork is from carbon fiber. Okay, it's structural, so that make the bike really lightweight, and you have a lot of aero dynamics, you know, dynamics shapes with the downforce. The shape is fantastic. It's a really fantastic and extreme bike. Yeah, it's a beautiful. The leather is beautiful. Yeah, the leather work is really. The kind of used on the car interiors. Yeah. Brock Superior and Aston Martin is the top in the world of the so luxury car and motorcycle. For luxury cars. Yeah. We did the same for motorcycles, and we have something new. Yeah. It's totally new design. Beautiful the pump for the clutch. It's all integrated. It's a great bike. Yeah. When we can buy that?
So first delivery starts in the end of next year. Okay. So last quarter, yeah, we will deliver the first customer. Okay, we can pre-order the bike, yes, today, yes, in EICMA? We have already ordered, oh, okay, obviously. We go in the office, I go, yeah, to buy that. Vale. See you later. Okay, sì. Cavolo ragazzi, avete visto che moto Triumph che presenta? Cioè ritorna in voga con un 3 cilindri 2005. Cioè qua... Questa fa paura. E da paura. Altro che Ducati di Avelo, robe strane. Un monobraccio sul posteriore, ruota da 2,40. 2005 di cilindrata su 3 cilindri, si parla quasi di un 1000, sì, quasi un 1000 per cilindro, cioè... Il passaggio dopo di questo è la Bosos praticamente. Sì, è una Bosos un po' più piccola, tra l'altro col cardano secondo me nella guida è abbastanza difficile e sgorbutica. Monobraccio dietro. Monobraccio dietro, questi cerchi bellissimi, una gomma molto larga. Vedo come primo equipaggiamento Avon Cobra, le nuove Chrome che tra l'altro fanno paura come gomme con questo disegno stupendo. Un motore che sembra nautico, a me sembra tanto derivato dalla barca, cioè sti tre cilindri, ste marmitte, tutte da un lato. Non vorrei essere nei panni del passeggero o della passeggera, perché non c'è proprio posto dove attaccarsi. Ma poi io notavo anche le pedaline, se proprio stiamo lì a guardare il passeggero. Ci sono? Oh, ma che belle pedaline! Dox, vuoi provare a farmi da passeggero? Dox, dai, Dario, sali tu, Dario, sali tu dietro di me. Guarda, cioè in due stiamo alla grande. No, sì, ma è dove ti attacchi? Te lo stavo per dire io, però rimaniamo sobri nel servizio e rimane una moto comunque, sia da turismo, un turismo molto veloce con questo motore. Bella l'illuminazione classica Triumph. Ma ha richiamato appunto la tre cilindri di qualche anno fa, i due fari davanti abbastanza ingombranti, illuminazione LED, anche sul posteriore si vede questa targa a sbalzo, un disegno molto nuovo. Filtro dell'aria importante. Questa è nella categoria mascolo. È vero o no? Cioè appena sali senti quanto è potente, quanto è grossa. Bella la posizione di guida. Mi piace. Si attacchi qua. Ruote importanti, sia dietro che davanti, non si sono risparmiati nelle misure. Vabbè, come dai, nel motore. Fatti dare le chiavi che andiamo. Dai, andiamo a fare un giro. A dopo. A dopo. Grazie studio, Paralinea. Grazie. Adesso passiamo alla Battle of the King, sarebbe la gara di costruttori su Harley-Davidson, di concessionari Harley-Davidson. E chi è che ci spiega bene il tutto? Tre grandi, due incredibili dall'aerografia, il Dox e la Tiezzi, e un grandissimo customizer, Lanciano. E scusate, io mi sono fatta anche la mia bella special, però grappetta per tutti dopo. Ok, guardatevi il video così vi spiega bene tutto. A dopo. A dopo! Siamo nell'area custom dello stand Harley Davidson per Neuro TV. Andiamo a vedere quelle che sono le presentazioni, le realizzazioni dei concessionari sparsi per l'Europa. Questo è stato un contest organizzato da Harley Davidson su internet e ci sono delle moto che sono state scelte, sono state esposte qui allo stand ufficiale dell'Harley Davidson in EICMA. Siamo con Angelo, siamo con Eleonora. Ciao. E andiamo, ciao, a vedere insieme quelle che sono queste moto. Cominciamo con questa. Allora, Battle of the Kings, spieghiamo cos'è questo Battle of the Kings che è un concorso tra concessionari Harley, quindi con modelli nuovi e pezzi solo ed esclusivamente Harley Davidson. È tutto marchiato, due cerchi da 21 su questa realizzazione. E due cerchi da 21 su questa realizzazione partiti dall'originale. È una moto molto semplice, accattivante, con la forcella e fat boy, mi viene da dire, molto modificata. Continuando il giro, anche in questo bike show, in questo bike contest, si vede l'influenza degli FXRT, i Dyna Club Style. Nel momento in cui mamma Harley Davidson ce le ha tolte di produzione e unendo in un unico telaio, noi ritorniamo col custom in quello che era il vecchio stile e quello che Eric Buell aveva pensato per una moto da viaggio. Quindi grande ciclistica, grande motore e un cupolone appunto per ripararti dall'aria. Scelta cromatica abbastanza particolare, nel senso in questo caso è appunto un flat black, sì, un nero triste, passatemi il termine. Vabbè, ma il nero è sempre di moda, è sempre elegante. Non sbagli mai. Impreziosito queste parti ramate. Sì, tra l'altro è rame proprio, sì, non è una verniciatura di rame, è proprio galvanica. È una galvanica, sì. Certo. Molto elegante, sicuramente una cosa. Vederla dal vivo anziché dalla telecamera rende un sacco di più. Il rame tra l'altro lo stiamo vedendo spesso e volentieri in queste circostanze. Questa è un po' più classica, il cavallo di battaglia dell'Harley, diciamo arancione e nero, mette sempre tutti d'accordo.
questa già mi piace di più, forse perché è un po' più sportiva, è un po' più il nostro stile, un po' più allegra. Qua il cupolone, sempre stile FXR, è stato pesantemente lavorato, diciamo che la grafica principalmente si sviluppa. Secondo me si vedono anche un po' le influenze dello ride, diciamo, appunto del metal flake, delle righine. Sì, qualche richiamo. Beh, la tendenza sicuramente è quella. In America se ne vedono tante molto strong, secondo lo stile europeo ci fa appunto notare questa differenza. Sì, un po' minimale. Comunque è curata molto. A me piace molto anche la finitura satinata opaca che va adesso. Andiamo dalla parte tedesca, dai. Thunderbike si vede da lontano, ragazzi, con le sue preparazioni molto, molto estreme. Questo è un Dax, che gli manca veramente poco per andare a fare le gare d'accelerazione. E potreste portarla a Bonneville l'anno prossimo, Ele. Magari. È bella questa finitura opaca, un po' delicata. Sì, mi piace molto. Si vedono anche le impronte, io non potrei tenerla. Sì, per tenerla pulita è un macello, però... Siamo partiti dalla più sportiva delle Harley, la nuova FXD, che è appunto la più sportiva, è quella che un po' ha tolto di mezzo il V-Rod. Interasse lungo, una gomma grossa dietro, e forcella molto aperta, un rake molto aperto, una moto da dritto, da grandi curve, da curve a percorrenza veloce. Questo lo dirci? Doppio disco frenante davanti, esatto, e Eleonora guarda, bella come il sole. Piaciuto il discorso. Bello. Passiamo all'ultima? Senti, ma vediamo. Vale la pena dire se i motori sono elaborati in qualche modo o no? No, credo sia tutta roba di serie. Sì, anche abbastanza di serie come motore. Qua, come dicevamo prima, sono solo pezzi originali Harley Davidson. Abbiamo in questa realizzazione, vediamo il serbatoio tagliato, molto bello. Per quanto le gomme da popper, stessa misura sia avanti che dietro, ma dietro montata su un cerchio più grosso che vedremo spancerà molto di più. Cerchi a raggi e l'abbinamento col cuoio che richiama un po' i grandi classici. Bobber, sì, un bobber fatto e finito. È passata un'ora ma non siamo ancora riusciti a vedere tutto quello che ci propongono i vari editor dal Sima Show e da ECMA di Milano. Sì, abbiamo ancora un sacco di girato e che fisicamente non ci sta. Io rinnovo e ringrazio ancora il nostro direttore di rete Roberto Brusati, ma un'ora non c'è bastata, ragazzi. Non abbiamo parlato per esempio delle bici elettriche della Harley Davidson. Sì, a cinghia. Esatto. Non abbiamo parlato dei walkthrough di Dano, sì, e di Michael Wallin tra i vari padiglioni. Però trovate gli approfondimenti sulla pagina di Custom Mike di Facebook e sulla pagina di YouTube di Dano Live. Anche sulla pagina Facebook di NeuroTV e sul canale YouTube di NeuroTV. Certo. Tra l'altro c'erano dei cerchioni spettacolari, sì, c'erano il lega, il ferro, cioè, ragazzi, un sacco di novità. Sì, settimana prossima integriamo. Promettiamo di tornare al SIMA. Abbiamo anche Nez dall'Australia che ha rimandato ancora due filmati di un evento molto, molto interessante sugli off-road per gli amanti del genere. E possiamo anticipare? Sì, direi anticipiamo? Che anticipiamo. È arrivato il momento di approfondire ancora di più il mondo, il tema del custom, sì, e chi meglio di Docs potrebbe fare questo? Sì, tra le prossime puntate partirà uno speciale dedicato proprio ai personaggi che hanno creato il custom. Poco fa abbiamo parlato di George Barris, il King of Custom, ma naturalmente andremo a raccontare la vita anche di altri personaggi, sì, importanti, sì, che hanno Fondace, Trotto, esatto, e compagnia bella, no? Che hanno contribuito. Tra l'altro vi ricordo che noi abbiamo qua negli studi una Barris originale, esatto, che Docs ha trovato, vi racconteremo poi la storia di questa auto. Anche che... questa costruita per un film. Sì, esatto, certo, quasi come tutte le auto di... insomma, noi avevamo trovato anche una Batmobile, insomma, ci sono diverse situazioni che ci hanno convinto ad avvalerci di questa facoltà di prendere la palla e raccontare quello che mai prima nessuno ha fatto, avendo anche delle competenze e, perché no, del materiale. Esatto. Quindi, del materiale emozionante, perché... Sì, sì. Vi rimandiamo l'appuntamento alla prossima puntata, nuovamente qua sui monitor di Mondo Custom, perché ricordatevi che dove c'è Custom c'è NeuroTV. NeuroTV, chi può darvi di più? Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao! Ciao NeuroTV! Ciao NeuroTV, un bacio da Ecma.